Il man of the match perché Michael Loriglio, che è arrivato all'Aquila solo venerdì, un allenamento e mezzo, ma è entrato in un ipotetico fantacalcio un più 5 perché un gol e due assist. Michael, complimenti. Grazie, grazie. Complimenti però vanno fatti a tutta la squadra per la partita che abbiamo fatto oggi. Secondo me conosco pochi ragazzi, sono qui da due giorni, però oggi abbiamo disputato una gara importante, secondo me, e questo può solo che essere l'inizio di un percorso bello. Che impressioni hai avuto, soprattutto legata al primo tempo, quando eravate sotto 0-2? E cosa hai pensato quando ti è toccato entrare in campo? La squadra non si è mai data per vinta, nel senso che ha sempre provato a giocare, anche sotto di due gol. Il Termoli è una squadra forte e si sono chiusi molto bene. Ripartivano e può capitare. L'importante è che la squadra, anche negli spogliatoi a fine primo tempo, era decisa a rientrare a fare il secondo tempo importante, e così è stato. A microfoni spenti mi hai detto: che atmosfera il Gran Sasso d'Italia. Le prime impressioni sotto questo punto di vista? È stato oggi, non posso dire che non sia stato emozionante, anzi, al di là del gol e degli assist, è un'atmosfera davvero bella, una piazza importante che merita rispetto, e sono qui pronto per dare il mio contributo. L'ultima prima di lasciarti, la trattativa come si è svolta? Scelta immediata oppure dietro c'erano altre che spingevano per averti? Qualcosina è arrivata anche, però la scelta è stata più che veloce, cioè nel giro di un paio di ore, neanche giorni, si è conclusa. La chiamata dell'Aquila è una chiamata importante e io non potevo rifiutarla. Venivi da un altro girone, ma già hai fatto capire che quella di mercoledì col Notaresco sarà una gara complicata. Conosci gli avversari da poche ore qui all'Aquila, ma hai studiato quello che sarà il prossimo incontro? Sì, è un campo difficile, è una squadra difficile, una squadra che gioca bene, mi sono anche informato tramite i miei compagni e sarà complicata. Giocare fuori casa sarà sempre difficile, però ci faremo trovare pronti. Chi vince il campionato? Lo vedremo col tempo.